Preview. Un po' il conto dei gol, scherzi a parte, grande prestazione personale, grande prestazione di squadra che vi rilancia per questa corsa per evitare i playoff. Sì, oggi è stata una vittoria importante, come ci ha detto il mister già prima di scendere in campo, l'obiettivo era vincere ed è stato raggiunto. Cioè, ovviamente sono contento dei 6 gol, però comunque anche grazie ai miei compagni se sono riuscito a fare un'ottima prestazione. L'auspicio è comunque di continuare così e di salvarci il prima possibile. Sicuramente 3 punti importanti dopo il brutto passo falso di Ispica. Come prosegue questa stagione? Un'altra partita importante sabato prossimo per salvarvi e poi anche una partita contro la Madonnina che andrà assolutamente vinta. Sì, allora la partita di sabato prossimo comunque sarà una partita fondamentale. Anche se giochiamo con l'ultima non dobbiamo prenderla sotto gamba, perché comunque a noi ci servono i 3 punti per raggiungere la salvezza. Rispetto alla partita di sabato scorso, dove c'erano comunque anche assenze, molti non erano nei ruoli dove erano stati abituati, comunque abbiamo archiviato subito quella sconfitta e siamo riusciti a tenerne un'altra oggi. Senti, hai fatto 6 gol, ti porti a casa 2 palloni? No, il signor Zoff, il presidente, non vuole. Grazie Luca, ciao. Niente. Il presidente Zocco, dopo questa affermazione importante per 11-6, si è visto un Camarina con una grande voglia, con una grande faccia. A volte la partita è diventata un po' frenetica, però siete riusciti comunque a venirne a capo in modo abbastanza convincente. Il tuo giudizio? Ma sì, sapevamo che non era una partita semplice, come ho detto nell'intervista precedente, loro sono abituati a giocare anche in un campo piccolo e effettivamente nel primo tempo abbiamo trovato difficoltà. Poi il fatto che ci mancava Alessandra, che per noi in casa è un punto di riferimento per il gioco che facciamo, abbiamo perso un po' di tempo ad assimilare quello che voleva mister Salone. Per fortuna nel finale abbiamo trovato 2 gol importanti che ci hanno permesso di entrare nel secondo tempo con più convinzione, e sicuramente abbiamo nel secondo tempo confermato che questa vittoria ci sta tutta. E volevo solo far notare che gli ultimi 10 minuti in campo c'era la Juniors, in pratica dal portiere tutti i ragazzi della Juniors hanno portato a termine questa gara. E devo fare i complimenti ai ragazzi, a tutti, a Manuele anche, che è una volta che oggi ha giocato con tanta voglia e sicuramente ci darà una mano in questo finale di stagione. Infatti io volevo fare anche 2 nomi, nomi di Burrazzese e di Calogero. Sì. Chiamati in causa, hanno risposto presente per tutti i 30 minuti del primo tempo e del secondo. Sì, sono 2 ragazzi, Calogero un 2000 che fa, come dico io, il birichino, perché
tra alti e bassi ci sta, è un ragazzo di 18 anni, però deve capire che mister Savoni gli vuole dare fiducia e quindi si deve impegnare. Emanuele si è aggregato quest'anno, è diciamo, una delle prime volte diciamo, che gioca tutto questo tempo e ha fatto una gran partita in fase difensiva e anche in avanti, quindi abbiamo tutte le carte in regola per poter provare a scavare queste classifiche e a salvarci di questo possibile. Adesso serve una risposta anche a Villasmundo, dove non si può fallire. Sì, sicuramente, come ho detto anche l'altra volta, le tre partite sono fondamentali. La prima è andata, speriamo di riconfermarci anche a Villasmundo, anche se non è semplice perché il fattore psicologico per una squadra di giovani, andiamo a incontrare l'ultima. Abbiamo visto cosa abbiamo fatto in casa con l'ultima in classifica, la Napoletana, e abbiamo perso. Quindi dobbiamo prepararla bene questa settimana, speriamo di recuperare tutti, da Alessandra, Taccia che si è infortunato giovedì con la rappresentativa e oggi era a mezzo servizio, quindi proviamo ad andare a fare risultato pieno anche a Villacimbo.